Eccoci, eccoci anche questa sera, cari amici di Ciocomo, un caro saluto a tutti voi, buona serata, ben ritrovati. Oggi diamo spazio a una nobilissima disciplina che a Como ha avuto sempre grandi risultati. Oggi pomeriggio, proprio pochi minuti fa, è stato presentato il primo trofeo Antonio Spallino, ecco qua la locandina ufficiale. Comense scherma con questa appunto manifestazione che si svolgerà nel prossimo fine settimana, la gara di qualificazione da zona nord di Fioretto maschile. C'è con noi Mirko Grimaldi, uno dei due vicepresidenti della Comense scherma. Buonasera, 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 caro ciao a tutti. Mirko. E poi il nostro amico Enrico Levrini, responsabile stampa e storico ormai dirigente Eccomi. della Comense. Ciao Enrico, buonasera anche a te. Buonasera, Buonasera a buonasera a tutti e due, tutti. grazie di essere qui. Buonasera anche a Samuele che ci sta salutando. Ciao Samuele. Allora, questa è l'immagine bella che avete scelto di Antonio Spallino, uno dei comaschi davvero che tutti ricordano nel mondo dello sport. Olimpiadi di Sydney, lo ricordiamo nel Di 1000. Melbourne, Sì, scusami, di sempre in Melbourne. Australia, Ho sbagliato, sì, infatti, nel nel 56 56, nel e Helsinki 56. 52. Questa è la foto di Antonio Spallino, esattamente, che poi appunto ha ricoperto anche ruoli importanti qui a Como. Dedicato a Spallino, quindi questo è un ricordo molto importante. C'è un neo, però, diciamolo. Oggi l'avete presentata la manifestazione lì alla palestra Negretti, dove Certo. c'è la storica sede della Comense. Qual è il neo, caro Mirko? E il neo è che la Comense Scherma è una società ovviamente cittadina di Como, Esatto. che esiste dalla precedente società dalla fine del 1872, eccetera. Noi come Comense Scherma dal 2012. Il neo qual è? Che la scherma si pratica a Como alla Palestra Negretti dal 1935, ma purtroppo per questo tipo di gara, data il bisogno di spazio che c'è, non c'è una struttura in grado di ospitarla in provincia di Como. L'unica esistente è l'Aviofiere, che però purtroppo Ecco, bravo, mi dicevi, voi qualche anno fa eravate andati all'Aviofiere Sì, a per diversi fare, anni, anzi, la esatto. collaborazione sarebbe anche continuata, anche loro molto volentieri ci avrebbero ospitato come gare, ma il problema qual è? Che il calendario internazionale, di conseguenza caduta quello nazionale, ci spinge a fare questa gara nel mese di gennaio, e di conseguenza non più all'inizio d'ottobre come era negli anni scorsi e si poteva fare ad Erba. Quindi l'Aviofiere, il problema è che sostanzialmente dalla fine del mese di ottobre alla fine del mese di maggio è sostanzialmente sempre impegnata con manifestazioni varie, quindi di conseguenza la nostra gara ha bisogno di tanti spazi. Allora, gioco forza, giusto Mirko? Abbiamo trovato una struttura Avete appena trovato oltre i la struttura confini che è qua, la Gerenzano, facciamo sì. vedere, che è Gerenzano, sì, beh, è attaccato a Saronno, Sì, però non è Como, ricordiamo non è anche provincia di Como. Dimmi Enrico. che il calendario è stato sconvolto anche un pochettino dalle Olimpiadi che ci saranno Ah, a Tokyo, è vero, quindi si quest'anno è era rifatto l'anno olimpico, esatto. tutto il calendario internazionale delle gare, è stato cambiato, sono state anticipate numerose gare, quindi per il programma olimpico si è dovuto adattare il programma italiano, quindi ci sono stati dei spostamenti di date, non abbiamo trovato esattamente i giorni giusti con Erba per poterci andare. Spiace perché non è a Peccato, Como. peccato, ecco, è un peccato perché è una gara, credo, decisamente prestigiosa, importante, che ricorda il Il comasco, numero appunto, il uno, numero uno, il bravo, nostro numero che è uno. appunto Antonio Spallino e che quindi avrebbe dato grande prestigio, no, a portarlo qui. Oggi, tra l'altro, c'era anche l'assessore Marco Galli, è venuto, immagino, C'era anche il figlio di e Spallino, c'era per il figlio, esatto, ricordare di il Spallino, papà, sì, infatti, esattamente. che lui quando è scomparso nel 2017, poco dopo la mostra che avevamo fatto in suo ricordo, non era stato ancora fatto nulla e sono passati un anno abbondante, quindi l'idea di fare un trofeo appunto dedicato a lui era il Beh, la minimo. famiglia credo La ne sia. famiglia ha strafoggiato questa Ok, questo è molto bello, infatti. situazione, molto bella. Soprattutto perché c'è questo mix che c'è fra la storia, l'importanza dell'uomo, l'importanza dello schermitore, tutto quello che si è portato dietro lui e la nuova Comense, nuove generazioni, nuovi ragazzi che ci sanno, che si stanno allenando ogni giorno.
loro sentono il peso della storia quando si allenano. È una, un mix bellissimo che soltanto in commesse schermo si può. Vabbè, comunque avere. Sia, al di là del neo, come dicevamo con Mirko, c'è l'importanza però della gara di riuscire, no, Mirko, a portare il nome di Spallino e di ricordare, ovviamente, questo, come ha detto Enrico, il numero uno. Ti saluta tra l'altro anche Loretta. Ciao Loretta, grande Enrico, ciao a tutti, grazie. E portare il nome di Spallino qui a, sì, a Gerenzano domenica. Ci dai anche qualche numero, Mirko? Sì. Quanta gente ci sarà? Allora, dunque, intanto avremo 6 gare nei 2 giorni, il fioretto femminile e maschile individuale e la sciabola maschile e femminile individuale, più la spada a squadre maschile e femminile per il campionato di serie C2 nazionale, sempre per la guardia della zona d'Italia. Gli atleti saranno attorno ai 630-640, dipende da quanti saranno i componenti delle squadre. Però veramente uno spessore importante. Possiamo dire che... Certo, quello che dicevi prima, allora è vero, ecco, gli spazi, qui 640 atleti servono spazi importanti. Assolutamente sì, ci vogliono degli spalti, o comunque se ci sono spalti, come nel caso di Radio Fiere, ampio spazio per sedie e così via, o se no appunto degli spazi, e poi anche per quanto riguarda le pedane, che saranno 24, lo spazio fisico per metterle. Perché logicamente una pedana 14 metri si inizia alle 8:30, quindi mi pare di capire, visto che ci saranno tutte le varie discipline, si va avanti tutta la giornata. Sì, esattamente. Sì, chiaro. Le gare sono dalle 8:30 in poi, tre il sabato e tre la domenica. Le premiazioni sono la prima, non prima delle 15:30-16, fino alle 18, insomma 18:30 grosso modo. Le finali, quindi più che altro nel pomeriggio, le fasi finali e le fasi iniziali alla mattina. Questo. L'obiettivo e l'ambizione è quella di dare continuità a questa gara? Sì, certamente. Noi abbiamo aspettato un attimino a creare questo trofeo in modo da abbinarlo a un'occasione di un certo spessore, chiaramente. L'abbiamo fatto quest'anno, ma l'obiettivo è ovviamente di portare avanti ogni anno annualmente, trovare una gara che potrebbe essere identica anche l'anno prossimo, perché poi la federazione ogni anno rifà l'assegnazione delle varie gare. Noi onestamente abbiamo un accordo con la federazione, con la quale abbiamo sempre una specie di prelazione, ecco, su una gara nazionale di un certo tipo. Potrebbe essere questa, potrebbe essere un'altra, e noi l'abbineremo sempre per quanto riguarda la categoria fioretto maschile individuale, che è stata quella che ha portato maggior gloria ad Antonio Spallino, il fioretto maschile, appunto, al trofeo. C'è anche ovviamente alla commessa il fioretto femminile, che è un fiore all'occhiello, assolutamente. Certo, abbiamo chiaro. Tra l'altro ospitato un paio di mesi fa le vostre ragazze, certo. La saluto anche Serena Pivotti, la vostra grandissima ex atleta, ora allenatrice di grandissimo spessore. Maestra, responsabile tecnica. Quanto impegna però Mirko e poi Enrico organizzare una gara di questo genere? Vabbè, tenendo conto che poi dovete andare poi fuori provincia di fatto a giocare. Però è un impegno importante. Sì, diciamo che soprattutto un impegno organizzativo che parte da molto lontano, perché noi praticamente è più di 6 mesi che lavoriamo attorno a questa gara, quindi prima trovare il posto, parlare con la federazione, trovare, come diceva Enrico prima, la data adeguata, fare combaciare tutto, scegliere appunto la location, fare i contratti, insomma, queste sono le cose che mi vengono in mente così, e poi man mano che ci si avvicina, vedere, realizzare bene che tutto sia a posto, che gli spazi siano quelli giusti, che non ci siano intoppi nel corso delle 2 giornate di gara, perché tutto chiaramente deve andare nei tempi giusti. Una volta la scherma era solita avere gare che finivano a mezzanotte, ai tempi di Antonio Spallino lui vinse le medaglie quasi più sulla mezzanotte che non dopo cena. Sono cose che poi nel tempo moderno sono state molto molto ridimensionate. Per farla breve, le gare giustamente devono durare, non possono durare 26 ore o 18 ore, devono durare al massimo una decina di ore, cosa che succederà probabilmente per la spada a squadra, perché è già un'arma lenta la spada, diciamo, e soprattutto la competizione a squadra è molto ampia. Se noi pensiamo che sabato abbiamo 43 squadre di spada maschile, insomma. Insomma, è un weekend decisamente intenso, importante e ovviamente prestigioso, no? Quello che vi aspetta. Enrico, che cosa vi aspettate al di là di ecco, ci saranno anche qualche big? Facci un'anticipazione. Chi ci sarà questa poi? Questa è la seconda gara. Normalmente tutti i big vanno alla prima per qualificarsi subito e non avere più problemi durante la stagione.
Noi non sappiamo esattamente ancora. Non sapete esatto chi verrà poi. Chi verrà, come è successo anche gli anni scorsi. Ma come ha detto Mirko, per dare dimensione della situazione sono anche importanti i volontari che fanno parte tutti della società. Bravo, quanta gente avete arruolato? Abbiamo 50 persone gratuitamente per 3-4 giorni che lavorano, saranno una quarantina circa quelli che si saranno genitano, perché lo spazio è un pochettino più piccolo, limitato e più controllabile, però pensare di muovere tutte queste persone, tutte queste gente, tutti i problemi di sicurezza da risolvere, e di stampa, tu stai benissimo, tantissime cose da fare in 2-3 giornate che impegnano assolutamente moltissime persone. E insomma, poi sostanzialmente, come dicevo prima Mirko, lo chiediamo anche a te, caro Enrico, allora lo scopo, l'obiettivo è quest'anno, ok, va bene, lanciare questa manifestazione nel nome di Spallino, ma sarebbe straordinariamente bello averla qua vicino a casa, senza andare a Gerenzano o all'Ario Fiere di Erba, e averla qua e cercare di portarla a Como, sarebbe veramente il top, il regalo forse più bello e l'omaggio anche più bello alla famiglia di Spallino. Chiaro che non dipende da voi, ovviamente, come non dipende da noi, il problema è strutturale per quanto riguarda le strutture a Como. Pensate soltanto che adesso parla San Pietro, poi affronteremo l'argomento, abbiamo affrontato delle gare regionali solo a livello regionale, perché l'ampiezza del Pala San Pietro può permettere soltanto... Perché non al Pala San Pietro? Bravo, Pala San Pietro perché il numero di pedani che devono essere stese per fare tutte le gare è elevatissimo. Ne avevamo 56 a Erba, 56, ne abbiamo 24 a Gerenzano, e quindi cioè lo spazio in un campo di basket ce ne stanno 12-13 massimo, cioè fisicamente non ci stanno, diciamo anche 10 per essere, non perfetto. Più di 10 un campo normale da basket. E se pensate che tutti i grandi eventi, che possa essere la Coppa del Mondo, i campionati mondiali, vengono fatti tutti in siti industriali, in grossissimi capannoni riadattati e risistemati in tutte le parti, perché è un'estensione proprio proprio perimetrale dove possono proprio mancano proprio fisicamente gli spazi. Prego Mirko, dimmi. Due esempi a livello nazionale, i posti più utilizzati in Italia per gare di questo tipo sono il Pala Indoor di Ancona, che chi segue l'atletica leggera conosce benissimo, che è uno stadio, diciamo, di un palazzetto di atletica leggera indoor, quindi chiaramente parliamo di piste di 200 metri. Giusto. E quindi lo spazio con ampio spazio, esatto, per le pedane, eccetera. Piuttosto che a Roma c'è il centro della Federazione Italiana Bocce, dove coprono praticamente i campi di bocce, abbiamo uno spazio abbastanza elevato. All'Lingotto a Torino. Giusto. Era un ex una fabbrica che proprio è stata dismessa con tutto lo spazio che c'è. Ormai purtroppo sono non solo esigenze di gara, ma anche esigenze di media, di stampa, di pubblico. Non si può più fare la gara come i mondiali che si facevano a Villa Ono negli anni 50, che c'era una sala con due persone, un arbitro che combattevano e basta. E sono cambiati i tempi anche da questo punto di vista. È cambiato il mondo anche da questo punto di vista, effettivamente. Purtroppo noi a Como siamo rimasti, anche se abbiamo la tradizione e la storia, siamo rimasti tagliati fuori perché la mancanza proprio di strutture croniche. Le mancanze di strutture è vero, è importante, lo abbiamo sottolineato più volte, ovviamente i casi recenti, dalla piscina al palazzetto del ghiaccio, insomma, sono qui a certificare che insomma fare sport a Como non è facile, vero Enrico, anche proprio per le strutture e anche per società di grande prestigio e blasone come è il caso della Comense, ovviamente. Sentite, ne approfitto della vostra presenza, grazie di essere venuti a presentarci allora questa gara importantissima firmata Comense Scherma, con appunto la gara del fioretto maschile dedicata proprio ad Antonio Spallino. Ne approfitto anche, dicevo, per la vostra presenza per chiedervi la stagione che sta per iniziare questo 2020 per la vostra Comense. Abbiamo parlato già delle vostre grandi ragazze che sono venute a trovarci. Che cosa vi aspetti? Che cosa ti aspetti, Enrico? Allora, in questa gara ci saranno 8 fiorettisti. Ecco, ci saranno anche le vostre ragazze. 10 fiorettisti uomini, più la squadra di spada, e la maschile e quella del femminile. E poi dopo il resto dell'anno, come avevamo detto con Carlotta Ferrari l'altra volta, si giro per il mondo, non si sa dove, non si sa quando,
a fare diverse gare. E Mirko, che tiene tutti i risultati, mi può dire un po' di posti belli. Sì, dunque in gara abbiamo 10 fiorettisti, 6 fiorettisti e le due squadre. Carlotta Ferrari e René Biasio in particolare non ci saranno, ma semplicemente perché a Bastia Umbra, con il loro piazzamento, sono nell'elite delle migliori 32 italiane. Ah, quindi peccato. E quindi sono già qualificate alla successiva gara di Caule, loro due. Tutti gli altri nostri più forti, maschili e femminili, sono chiaramente in gara alla ricerca di questi posti per qualificarsi per la gara di Caule, che è la successiva nazionale. Saranno i migliori 33 fiorettisti e le migliori 19 fiorettiste. Insomma, vi aspettate sicuramente. Sì, speriamo di chiaramente i buoni risultati. Di prendere qualche qualificazione. Le due squadre di Spada di C2, noi facciamo soprattutto fioretto a livello agonistico, nella pratica sportiva anche Spada, però a livello agonistico meno, per cui noi speriamo che la squadra maschile o femminile, una delle due magari, possa riuscire a inserirsi nella lotta per quei tre posti, che anzi non tre, quattro posti che portano alla promozione in C1. Non sarà chiaramente semplice, però vediamo un po' se ce la facciamo. E poi al di là di questo, tutte le altre gare, l'Under 14, i ragazzi dell'Under 14 che hanno il loro circuito, e poi anche i cadetti e i giovani che sono in gara, Under 17 e Under 20, che sono in gara qui a Gerenzano, che vanno poi le loro categorie, le loro gare di categoria. Tengo a sottolineare che ormai da qualche anno abbiamo molta partecipazione anche di gare in giro per l'Europa, perché appunto Carlotta Ferrari, che è ormai stabile nella nazionale cadette di fioretto femminile, Arianna Proietti, René De Biasio che sono vicine e così via, abbiamo diverse partecipazioni all'estero. Per esempio abbiamo tre nostri tesserati che sono di nazionalità italo-tedesca, e quindi le due sorelle un po' più grandi, Anna Zoni e Lea Zoni, partecipano alla gara internazionale per la Germania. Quindi questo lo dico perché, ad esempio, Anna Zoni, che poteva essere un'altra fiorettista in gara a Gerenzano, è assente semplicemente perché è nelle migliori 12 tedesche a Poznan in Polonia per la gara europea del circuito europeo cadetti, tanto per dirne una. Sei sempre un piacere ascoltarti, ascoltarvi, chiarissimi, assolutamente. E poi per la stagione, ovviamente, tante speranze, tante ambizioni. Certo, è vero, chiaro. La stagione è stata a settembre per la scherma, finisce poi a maggio. Abbiamo tanti obiettivi che non è bello dire, perché sennò non è che porta sfortuna, ma insomma non è bello dirlo prima che si realizzino. Chiaramente si spera di fare il massimo. Del resto il lavoro fatto da Massimiliano, da Serena e da Elisa in palestra è notevole. Ecco, avete dei grandi tecnici. Sì, abbiamo su questo tre grandissimi maestri. Più un quarto maestro, Giorgio, che segue la sezione di Monguzzo, più un istruttore come Guglielmo, più un'istruttrice come Simona, più un istruttore come Matteo, adesso, e la nostra preparatrice atletica Marta, e li ho detti più o meno tutti i tecnici, che danno una mano. Ho fatto bene avanti a ricordarli, perché è giusto dirlo, perché se voi ovviamente siete sempre ai vertici, il merito è chiaro dei vostri ragazzi. E l'ultima cosa per la spada, la maestra che ho nominato prima è Elisa, che si occupa anche principalmente, oltre che il fioretto, della spada, e l'istruttore Lorenzo, che segue anche lui la spada. Così ho fatto. Hai detto Elisa, tutto. Dici che è di origine ungherese, che ha vinto qualcosina nel mondo. Elisa Tufan è una maestra di schiava ormai da tantissimi anni. Lei è stata campionessa del mondo individuale di fioretto. Ah, beh, per banco. A Losanna nell'85. Tanta roba. E ha vinto tre medaglie olimpiche a squadra. Per la Romania. Un argento e due bronzi per la Romania alle Olimpiadi. Grandissima maestra. Un'ultima cosa, ragazzi, è l'ingresso libero, quello di domenica. Sì, ecco, perfetto. Gerenzano, Palazzetto dello Sport. Allora, eccolo qua. Domenica si gioca, si tira fin da presto, 8:30, già in pedana. Insomma, voglio dire, bisogna fare. Diciamo che chi avesse voglia di passare qualche ora a vedere uno sport, che potrebbe anche essere la prima volta che lo vede dal vivo, posso dire che vederlo dal vivo, per chi non l'ha mai visto dal vivo, è molto differente che non vederlo in televisione. Poi magari successivamente lo si capisce anche un pochino meglio vedendolo in TV. Bene, giusto, bella proposta, anche soprattutto per